parte della prosopopea passatista sul fatto che noi abbiamo iniziato tornando per la strada, che poi la realtà dei fatti è che tutto è iniziato un giorno che Ufo mi vide e io con dei miei amici con un mandolino, un fiasco di vino al Duomo di Pisa, quindi non è esattamente forse uno dei grandi musicisti di strada. Benvenuti, benvenuti alla data zero del Basking Tour. E grazie soprattutto alla nostra ditta che ci porta le batterie, poi ne parleremo dopo. Lo spieghiamo a modo. Lo facevamo schifo. E a parte questa prosopopea, è semplicemente l'idea di fare un tour, è andato benissimo, un tour elettrico, siamo stati contentissimi. E ci garbava l'idea di rilanciare, invece di andare nei posti a raddoppiare le date, di fare una roba diversa dove possiamo andare a suonare senza portarci tutto l'ambaradano e poter fare un concerto degli Zen a tutti gli effetti, una versione sempre fracassona, sempre casinista e spesso a volte anzi di più. Perché secondo me, da quello che ho sentito oggi, forse è chiaro perché hai di ottenere di più da quello che hai, che è meno, che insomma ci portiamo un po' di roba, cari il cucchio qui a... Non sto guardando la scritta fake di Kurt Cobain was here. Ah, ok. Rock in Italia ci sono, rock indipendenti portano alcuni più gente di persone che sono passate da Sanremo quest'anno, e se vedi una grandissima parte degli adolescenti prende come bandiera, che questo sia sbagliato o non sbagliato è opinabile, possiamo anche aprire una discussione di vari gruppi. Ma è... cioè io vedo le frasi, sento le frasi del Teatro degli Orrori usate come slogan politici da orde di ragazzini. Ma poi potremmo puntualizzare ancora di più, perché nel 77 la colonna sonora del movimento era rock, assolutamente. Diciamo i punk venivano accerchiati e menati. I punk venivano accerchiati e menati da compagni, cioè, perché giudicati da nazisti. Questo fa parte di una certa classe giornalistica vecchia, di anziani che c'è in Italia che si aggrappa alla serie, a quale Gino Castaldo, che del buono ha fatto negli anni, nelle varie enciclopedie del rock e cose del genere, però
quando una persona è tronfia della sua cultura musicale, che di sicuro c'è di enorme nel passato, pensa di poter mettere da parte il vedere com'è la musica oggigiorno e lo stare al passo coi tempi. Vabbè, tutto quello che c'ha di sbagliato quell'articolo è la mancanza di curiosità, è aggrapparsi a un fantastico passato rock. Ma poi poveri, ha cambiato anche tante cose. Ma nell'articolo cita la classifica come se fosse uno spettro, lo specchio di qualcosa che accade. La classifica, a prescindere dal fatto che l'unica cosa che gli do ragione, ma non so nemmeno se ne parla, però se non ne parlasse sarebbe rincoglionita, non volevo dirlo, perdonami. Non so se cita il fenomeno del rap. Lo cita, ok, su quello sono stato d'accordo, quindi mi sembrava che lui l'avesse nominato, su quello sono stato d'accordo. In questo momento il punk del 2012 in Italia è l'hip hop italiano e sono ben contento. Che cioè, senti uno come Salmo, c'è cioè solamente da inchinarsi. Una figata totale. Allora, qualsiasi, se te vai su YouTube, che dirà YouTube non conta un cazzo, YouTube invece conta purtroppo, per fortuna, tantissimo ultimamente. Anche da rapper conosciuto, più misconosciuto che c'è in Italia ora, cioè le visualizzazioni quasi del doppio di gruppi grossi indipendenti italiani. È un fenomeno, cioè, fondamentale. Dai, per favore. Noi siamo abbastanza intrippati con questo lato. Ciò non toglie che... Cioè, mi fa un po' tristezza quando si aggrappi a questo. Prima una classifica, cioè nel senso... Proprio è una puttanata mostruosa, non si vendono più dischi, non so che ci sono finiti anche noi in classifica, cioè. E questo dovrebbe dirlo comunque, nel senso, la classifica, cioè, la fa la televisione, la classifica la fa, cioè, non c'entra nulla. Vieni con me, ti porto in un posto. I dischi del Kennedy, Beatles. Sì, sì. Senti, io è una tradizione così, è una simpatica tradizione. Credo che, a prescindere da quello che avevamo da dire sulla questione religiosa, l'abbiamo detto, non è assolutamente il Dio non esiste della morale, perché l'abbiamo detto mille volte che era una provocazione. Quindi ben venga, se qualcuno ha fede, ogni fondamentalismo a me fa schifo, per quello religioso ancora di più, a prescindere da che colore sia. E sono contro anche il dialogo, ma io sono contro anche il dialogo fra le religioni. Io sono contro il dialogo fra le religioni. Spiegacelo. Mi sembra una grande fesseria anche quello, il cosiddetto dialogo fra le religioni. Io credo che una persona è libera di chiedere quello che gli pare finché il suo credo non vada a rompermi coglioni. Ma chi è ammesso al dialogo fra le religioni? C'è un quorum tipo solo quelle maggiori o anche gli animisti possono partecipare al dialogo? E poi ritorniamo al discorso che si faceva ieri. È una fesseria. Ieri parlavamo dell'inferno. Insomma, comunque l'inferno, dicevamo. Ma non ne parla più nessuno. Ma quando si muore ci si ancora va. Ancora questo padone, la gente fa che decido che se ti parla dell'inferno. Ma scusami, anni fa non c'era la dannazione di te. È vero, ci dovevamo andare all'inferno, poi non si è capito più niente. Noi bisogna stare vicino a Cristo. Anni 50-60, cioè. Perché per esempio uno come Previti, no? Come Dell'Utri. Dove va? Che sono così con i finanziamenti, con. Trovato conti segreti dello Iore e tutto. Perché... Quando muoia, dove va? Quello è il discorso. Non si parla più di mio, c'è più l'inferno. Dice che. Lo sai perché è gravissima crisi il cattolicesimo? Perché non c'ha ortodossia, non c'ha più niente. Dove sono le scomuniche? La dannazione, tutte le cose importanti.
che fanno cagare sotto i musulmani e gli ebrei. Cioè, bisogna ogni volta rifugiarsi. Non c'è niente. Se no ogni volta tocca rifugiarsi nell'Opus Dei, invece non solamente l'Opus Dei che sono dei flippati. Aveva ragione Schopenhauer, perché capito che anche il protestantesimo, queste versioni ammorbidite qui, non sono la religione cattolica, deve grondare sangue. Se no, cioè, dove si va? Non sono seri, nemmeno. Devono bruciare i dischi. Ma è giusto da una parte che bruciano i dischi, che fanno le stesse cose che farebbero in Iran, che è quello che è il compito della religione. Anzi, diciamo al signor Castaldi, che se bruciassero più dischi forse il rock ritornerebbe, vecchi fasti, no? No, ci sto ripensando ora, forse è giusto che lo facciano, perché almeno si allineano, fanno vedere la faccia che c'è la religione, come c'era, lo farebbero in Iran la stessa cosa, quindi mi sembra giusto, secondo me. Tanto alla fine c'è il nuce, quello che hanno è quello lì, questo è solamente una maschera di facciata, si rende un pochino più... Ma qui da noi si fa dei discorsi vaghi, sul sociale, su delle cose che sulla Chiesa, è o non è... Cioè, ti garantiscono la salvezza eterna o la danza? Porca puttana, io lo voglio sapere. Cioè, anche perché, in quanto ateo, avrò il diritto di sapere che fine faccio se hanno ragione. Metti caso che abbiamo sbagliato noi. Cioè, che noi siamo... Io metto anche quella possibilità. Però perché non schianti. C'è... Nessuno più mi dice che c'è Caronte. Prima c'era il purgatorio. Purgatorio, poi... inferno, tutta la... Prima uno moriva e mettevano due soldi nei occhi per i soldi. Per Caronte. Per Caronte. Cioè. Ora qui tutto relativo. Prendo anche di fascino. Ho parlato anche con dei religiosi all'inferno, è vero. Lo sai che da una parte io gli do ragione a Benedetto XVI. Perché loro tutti dicono, ma è troppo ortodosso, troppo così, è troppo medievale. Ma cazzo, ma il Papa, cioè, non è che. No, ragazzi, la religione cattolica sembra che stiamo montando un mobile dell'Ikea. Non è che si può.